Innanzitutto dalla scheda Object selezioniamo Standalone Color e clicchiamo su Object. Ci vorrà un momento prima di caricare tutti gli oggetti perché comunque la libreria è piuttosto grande. Quindi aspettiamo un momento. Ed eccoci qua. Purtroppo gli oggetti non sono categorizzati, sono semplicemente lasciati un po' a caso, non ho ancora capito bene secondo quale principio. E, potete usare anche la barra di ricerca lì sopra, nel caso vi ricordiate il nome esatto dell'oggetto da ricolorare. Nel caso invece non ve lo ricordaste, dovrete un po' cercare. In questo caso selezioniamo il nostro quadro, il sentiero della primula odorosa, e clicchiamo su Next. A questo punto vi si aprirà questa finestra. Dovete salvarlo con un nome, oppure verrà semplicemente salvato con il suo nome. E clicchiamo su Salva. Vi si aprirà questa finestra nel quale potrete vedere un modello 3D, dell'oggetto selezionato. Questo modello potete scegliere i vari colori, quindi potete partire da un qualsiasi colore per ricolorarlo o, come vedremo dopo, anche eliminare alcune cornici nel caso non abbiate voglia di farle. Potete impostare un nuovo nome, una nuova descrizione e un nuovo prezzo. In questo caso lo chiameremo Fiori dal Mondo, perché ho deciso di scegliere varie immagini di fiori, come dopo vedrete, e dargli una descrizione giusto per non avere la finestrella completamente vuota e impostiamo un nuovo prezzo. C'è da dire che i prezzi in Sims 4 dei quadri sono abbastanza proibitivi. Ok, selezioniamo un colore, clicchiamo su Texture e esportiamola. Dobbiamo esportarla in una cartella facile da raggiungere e con un nome scelto da noi. In questo caso Choco Brown in DDS e la salviamo. A questo punto vedrete che ha salvato la vostra immagine. DDS è un formato per cui dovrete avere un'estensione di Photoshop dopo, o di GIMP, qualsiasi cosa utilizziate. Apriamo il nostro modello quindi in Photoshop e iniziamo a lavorare come su una normalissima immagine. Selezioniamo la parte del fiore, la parte che rappresenta il quadro. Ed eliminiamola, eliminiamo il livello. Come potete vedere non è stato eliminato del tutto perché appunto stiamo lavorando su un modello 3D. Cerchiamo quindi un fiore che ci interessi, in questo caso i fiori di Monoi. Copiamo e incolliamo l'immagine, la sistemiamo al meglio per centrarla all'interno del modello. E siamo a posto. Selezioniamo a questo punto la nostra immagine e cerchiamo di darle un tocco un po' più sim, altrimenti sarà un'immagine che non sta affatto bene, non sta affatto bene nel gioco, perché comunque ha uno stile molto cartoon e quindi cerchiamo di ricreare questo stile anche negli oggetti che creiamo per avere giusto un po' di continuità artistica o qualcosa del genere. Usiamo appunto l'effetto pittura ad olio che possiamo personalizzare come più ci preferisce finché non ci sembra adatta, oppure potete cercare immagini già dallo stile cartoon, però ovviamente non saranno mai belle come una fotografia, oppure semplicemente se volete una fotografia particolare, un'immagine ben precisa. Potete usare questi effetti, esagerandoli più o meno, per importare questi oggetti nel gioco senza farli sembrare troppo decontestualizzati. Ok, abbiamo sistemato la nostra immagine. L'effetto, come potete vedere, è piuttosto cartoon, anche per i nostri fiori, e lo salviamo come DDS image. Le possiamo ridare un nome oppure possiamo lasciare semplicemente il nome iniziale, non è importante. E la salviamo in DDS. Appunto, abbiamo lasciato il nome
Vi si aprirà questa cartella, cliccate semplicemente salva. Riapriamo The Sim Studio e importiamo la texture che abbiamo appena creato. E voilà, abbiamo la nostra immagine nuova. Potete ovviamente proseguire con tutte le altre cornici, tutti gli altri colori, oppure cliccando su Remove Swatch a destra della cartella su cui stiamo cliccando ora. Questi sono fiori che ho creato nel frattempo, uno per ogni colore. E, stavamo dicendo, cliccando appunto su Remove Swatch potete eliminare le cornici che non vi interessano. Dalla cartella Tags potete usare i tag per la ricerca all'interno del gioco, per esempio assegnargli una categoria, assegnargli dei colori di ricerca e cose così. Una volta terminato, cliccate su Salva per creare un file in formato package che sposterete nella cartella Mods, quella dei download. Questo è tutto, spero che vi sia stato utile e se avete domande lasciate pure un commento qui sotto. Ciao!